Umberto Di Felice, il pubblico è in attesa di vedere in particolar modo il match club di Clemente Russo, invece per quanto ti riguarda le attenzioni sono puntate ai tuoi ragazzi che apriranno questa riunione. Sì, esattamente, buonasera a tutti, siamo pronti e entusiasti a cominciare la riunione con i nostri ragazzi, ce ne sono 5 in programma, 3 in più rispetto a quella di dicembre. Ci sarà di nuovo Domenico Silveri che sarà il suo secondo match contro un pugile esordiente. Poi abbiamo 2 esordienti nostri contro altri 2 esordienti, quindi il tutto è molto interessante e sarà una buona prima esperienza per questi ragazzi che esordiscono in una serata del genere con una compagine internazionale che si concluderà con Clemente Russo. E tra l'altro hanno vissuto una vigilia particolarmente emozionante perché nella vostra palestra, in Accademia, Clemente è il Team Italia. Sì, stretto contatto con loro. Esattamente, è stato qualche giorno da noi, quindi i ragazzi hanno potuto vedere dal vivo dentro la palestra dove si allenano un campione come Clemente, quindi questo per loro può essere uno stimolo, un incentivo. E dopodiché abbiamo un altro ragazzo che è rientrato dopo un anno e mezzo di fermo e diciamo il match che conclude i nostri 5 è quello di Simone Tommaso, che è il primo pugile elite della Crea Box, che farà il primo match da elite contro un altro ragazzo sempre che fa il primo match da elite, che elite vuol dire elite prima serie, vuol dire combattimento senza caschetto, e quindi sarà anche qui una nuova prima esperienza e ci mettiamo in gioco, vinca il migliore sempre. Spendiamo 2 parole nel dettaglio proprio su Simone, se per caratteristiche tecniche ricorda Papà Biase. Allora, io sfortunatamente non ho avuto la fortuna di vedere i match di Biase perché sono nato molto dopo e all'epoca non c'erano neanche i video eccetera, però sì, tecnicamente posso dire che le istruzioni, cioè l'educazione che ha impartito Biase, impostato, no, nel tempo, sono quelle di un pugilato di tipo tecnico e determinato. Simone col tempo sta maturando queste caratteristiche, ma non solo, perché come nella preparazione cerchiamo di preparare appunto i pugili a livello globale da un punto di vista tecnico, tattico e strategico, quindi attacco, sia gli aspetti dell'attacco che gli aspetti difensivi e della lunga alla corta distanza. Ovviamente per fare questo ci vogliono gli anni, Simone sta seguendo un buon percorso, questo è il primo match dell'anno per lui con questo nuovo esordio senza caschetto. È una verifica, per tutti è una verifica, anche per lui, quindi non è un punto di arrivo il match, ma sono i campionati, ma una verifica è il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra. Cerchiamo di carpire un po' i segreti, cosa dirai ai tuoi ragazzi all'angolo prima del suono della campana? Che devono essere determinati sicuramente, prendere iniziativa e avere una visione globale del combattimento, quindi non limitarsi soltanto ad attaccare o a difendere, mantenere un buon ritmo di gara prendendo l'iniziativa, ecco.